Ben ritrovati insieme, siamo a Sant'Angelo dei Lombardi in provincia di Avellino, oggi 20 aprile 2017. Presso la sede di Sant'Angelo dei Lombardi di Scuola Nuova si terrà un evento unico in Campania, estetica sociale e dermopigmentazione. Scuola Nuova ha inteso questo esperimento, un nuovo percorso formativo che tende al recupero psicofisico e di autostima di malati oncologici. È un percorso professionale rivolto a professionisti della bellezza, estetiste, parrucchiere, barbieri e agli operatori sociosanitari. Buongiorno a tutti, sono Giuseppe Bisogno, amministratore unico di Scuola Nuova Società Cooperativa. Oggi 20 aprile siamo nella splendida e suggestiva sede di Sant'Angelo dei Lombardi di Scuola Nuova per presentare un progetto innovativo che riguarda le nostre attività formative. Stamattina parliamo qui a Sant'Angelo dei Lombardi di estetica sociale. Gli acconciatori, le nostre estetiste, i nostri operatori sociosanitari coinvolti in questo progetto innovativo a livello nazionale e a livello europeo per aprire nuovi scenari e nuove opportunità di lavoro. Gli estetisti, gli acconciatori che nell'estetica sociale cominciano ad avere contatti con la sanità, cominciano a dare delle risposte in ambito di bellezza, di benessere a tanti malati, a tanti sofferenti, sia in ambito oncologico che non, per ripristinare le loro funzioni primarie di aspetto e di bellezza. Un progetto innovativo che lanciamo qui in provincia di Avellino, a Sant'Angelo dei Lombardi, una delle nostre sedi sul territorio regionale campano, per dare veramente un messaggio importante a tutti i giovani in cerca di lavoro, a tutti i giovani che si affidano a noi per queste professioni bellissime. Il primo momento, la riflessione che abbiamo fatto stamattina qui nella sede della provincia di Avellino, sarà poi portato un po' dovunque, nelle nostre periferie, nelle nostre sedi, in tutte le nostre attività. Un messaggio innovativo per un progetto che caratterizzerà la nostra attività formativa nei prossimi anni. L'anno scorso proprio in questa sede si è cominciato un percorso con il professor Iannace e con i suoi collaboratori con uno screening a un numero cospicuo, circa 200 signore che hanno fatto uno screening senologico, quindi effettivamente hanno avuto una visita gratis proprio in questa sede e noi all'epoca fummo felici. Buongiorno a tutte, oggi siamo qua proprio per quanto riguarda le donne, quindi ci dedichiamo a delle caratteristiche particolari. Il nostro progetto nasce proprio per le donne che hanno avuto dei problemi oncologici. Io faccio dermopigmentazione ormai da 15 anni e si lavorava prettamente per la parte estetica, il make-up, quindi sopracciglia, labbra, eyeliner, e si finiva lì. Da qualche anno è nato il progetto del paramedicale. Cosa vuol dire paramedicale? Il paramedicale vuol dire la dermopigmentazione che aiuta proprio sia le donne per quanto riguarda il parto oncologico della mastectomia, altre cicatrici, ma anche la donna in generale che ha, donne e anche uomini, attenti, ha delle patologie particolari per quanto riguarda, come dicevo prima, la vitiligine. Oggi sì, siamo capaci di coprire la vitiligine, è stato sempre comunque una problematica che comunque con laser cose non siamo mai riusciti a fare grandi risultati, mentre adesso con la colorazione ne andiamo proprio a lavorare sul dermo. Possiamo ricoprire smagliature dopo fatte dei trattamenti con getti, andiamo poi a ricoprirle, a dare la stessa colorazione della pelle. Quindi noi sono trattamenti che prima non si riuscivano a risolvere. Infatti abbiamo tanti, sono estetista, nasco come estetista 25 anni fa, venivano da me e mi dicevano: ma le smagliature come le devo togliere? Io rispondevo: le smagliature non si tolgo. Ma è la realtà, a meno che non fai una addominoplastica, ma comunque se sono alte rimangono. Quindi noi abbiamo la capacità di poterle colorare. Oltre a questo, che io ho fatto, mi sono laureata 3 mesi fa al San Martino di Genova,
ho preso la laurea di dermopigmentista paramedicale e ho affiancato per 6 mesi nel tirocinio donne con problemi oncologici e abbiamo fatto proprio la ricostruzione mammaria. Cosa vuol dire? Donne che purtroppo avendo la mastectomia, il chirurgo può arrivare ad un certo punto fino alla ricostruzione del capezzolo, ma alcune non lo possono neanche avere, quindi rimangono totalmente ricreate il seno ma piatte, quindi non hanno l'areola e il capezzolo. Che fanno? Queste donne si guardano allo specchio ma come se non avessero più la loro femminilità e si sentono un loro handicap. Parecchie che sono venuti lì dicevano: io non mi spoglio più davanti a mio marito, a meno che non ci siano le luci spente. Noi abbiamo fatto la ricostruzione e vi posso garantire che dopo hanno pianto tutte, quando si sono viste allo specchio e si sono sentite di nuovo donne. Scuola Nuova Sant'Angelo, l'ente di formazione professionale in provincia di Avellino, stamattina promuove l'estetica sociale. Qui con noi la signora Petruzzo, vicepresidente dell'AMOS. Che esperienza? L'esperienza è personale, purtroppo devo dire, perché anch'io sono una paziente oncologica e sono stata operata al seno. E da questa cosa è nata la mia voglia e il mio tempo più che altro dedicato totalmente a questa associazione che affianca il dottor Iannace nelle visite preventive che facciamo durante i vari giorni della settimana in giro per l'Irpinia e tutto il territorio, anche qualche fuori Irpinia viene fatta comunque. L'iniziativa di stamattina di Scuola Nuova per l'estetica sociale incontra la vostra disponibilità e la vostra attenzione. Sì, è stata una cosa molto interessante perché proprio si occupa di questa estetica oncologica. Le donne hanno bisogno dopo questi interventi molte volte devastanti dove viene persa proprio la femminilità, quindi penso che sia una cosa positiva. Positiva per le opportunità di lavoro che implica questa nuova disciplina che riguarda sia le estetiste, sia gli acconciatori, ma anche gli operatori sociosanitari. Penso di sì, non è il mio campo, però penso che sia una cosa positiva anche per gli operatori, sì. Laura, allieva della Scuola Nuova Beauty Sant'Angelo dei Lombardi, allieva dell'estetica. Che sensazione su questo nuovo progetto per l'estetica sociale? È una bellissima sensazione, è un bellissimo progetto aiutare le persone in questo campo e sarà sicuramente una bella esperienza anche sopportata poi da tutto lo staff di Scuola Nuova e speriamo bene. Caterina, protagonista estetista nella nuova attività di Scuola Nuova per l'estetica sociale. Allora, è un progetto bellissimo, anche perché ci dà l'opportunità di arrivare in un campo diverso rispetto alla solita estetista, alla solita qualifica di estetista. È un bellissimo anche perché ci permette di aiutare molte persone, perché sentirsi belli viene da dentro e poi arriva all'esterno. La signorina Rebecca, già estetista, protagonista a questo convegno di Scuola Nuova Sant'Angelo dei Lombardi sull'estetica sociale. È un bellissimo progetto, io vengo dalla Toscana e sono stata invitata a questo Open Day, questa giornata, per coinvolgermi a questo progetto appena iniziato, per affiancare l'estetica appunto al sociosanitario, insomma, in questo campo, e trovo che sia un bellissimo progetto, molto interessante e spero che, insomma, che vada avanti e si realizzi. Allora, io rappresento la parte scientifica della Farmofficine, che è un'azienda di dermocosmetica italiana con sede a Telese Terme. E la partnership con la nuova scuola sta proprio nel creare quindi una serie di prodotti da poi poter utilizzare nei trattamenti dermoestetici e quindi creare tutto prodotti di origine naturale sfruttando sostanze naturali derivanti poi dal nostro territorio. La parola ai docenti del settore estetica, la signora Antonella.
Buongiorno, un bellissimo progetto di scuola nuova che si occupa di tre figure, l'estetista, gli acconciatori e gli operatori sociosanitari, per cui sarà un progetto che andrà a gonfie vele. E da Sant'Angelo dei Lombardi è davvero tutto, grazie per questa grandissima partecipazione a questo convegno sulla dermopigmentazione e quindi Accademia per la dermopigmentazione e l'estetica sociale.